avevi fretta dopo il gol. No, no. Vabbè. No, invece, cioè, cosa hai pensato prima di tirare? Perché era traiettoria angolatissima e imparabile, il tiro lento, cioè davanti alla porta, dopo che ti hanno parato l'impossibile, due botte tremende, poteva essere gol, non lo è stato, al 90esimo cosa hai pensato? No, era la unica soluzione che aveva, perché il portiere mi ha chiuso il primo palo e mi ha calciato così d'esterno. Un gol che forse vale più di tutti gli altri che hai fatto a Catania, o lo mettiamo in classifica dopo qualcos'altro? Cosa... Sì, no, è un punto importante. Noi ovviamente che vogliamo vincere, no? ma penso come è stata la partita, dopo di stare perdendo 3-2, penso che alla fine serve questo punto per prendere fiducia. Punto perso, un punto guadagnato o due punti persi? Io penso che abbiamo perso due punti, perché oggi era per vincere. Abbiamo giocato bene il primo tempo, oppure il secondo dopo del gol dell'Odi, ma dopo è stato bravo, perché si è infortunato Suaso, ha uscito Nicola, è entrato Almirone nel posto di Nicola, si è complicato un po' la partita. La scorsa settimana l'assist per Bergessio, questa settimana un gol così importante. Papu non esce mai dal campo, è diventato così decisivo per il Catania? Sì, per fortuna sta uscendo tutto bene per me e per la squadra. Penso che le prime tre partite è stato un po' tranquillo, ma dopo la Juventus di oggi mi è trovato benissimo. Ma questo schema vi dà più possibilità di agire sulle fasce, avete premuto voi, perché insomma Montella un po' la squadra l'ha cambiata, soprattutto in difesa, forse in ripartenza avete avuto più spazio? Sì, sicuro, io ho giocato una mezza punta, due punta con Gonzalo, che io giocavo così in Argentina e mi trovo benissimo, ma penso che all'avere tante calciatori infortunati, oggi abbiamo giocato così per forza. A destra va meglio che a sinistra? Non so, oggi il Lanzafame lo ha fatto bene, ma ha giocato di terzino, che penso che mai nella sua vita ha giocato di terzino, ma penso che oggi ha fatto una partita buona. E sono partita, penso che qualcuna partita posso farlo meglio di sinistra, perché quando vado dentro posso calciare, ma l'altra partita con la Juve ho giocato bene per la destra, oggi pure. Come sono le sensazioni nello spogliatoio dopo questo 3-3? No, di tranquillità, no? È sempre meglio non perdere, oggi... Dopo una grande partita abbiamo pareggiato, ma non siamo tanti contenti, ma pareggiare dopo di stare perdendo è buono. Il mister cosa ti ha detto prima della partita? No, che questa era una partita per vincere, che era un'opportunità grande per vincere in trasferta, che a noi, sai tutto il mondo, che noi non siamo tanti bravi in trasferta come lo siamo in casa. Ma oggi era un'opportunità grande, ma non l'abbiamo sfruttato. Tre gol fatti, che cosa manca adesso per vincere in trasferta? No, penso che la mentalità di vincere fuori di casa, penso che un po' della testa, no? È quello, perché qualità la squadra c'hai e penso che dobbiamo migliorare in questo senso. Avete parlato con Morimoto, ti sei salutato con Morimoto, l'hai visto, gli hai detto qualcosa? No, ho parlato con Simone Pesce, ma con Morimoto non è uscito prima della partita, ma complimenti per lui e gli auguri lo migliore. Tu adesso devi fare un gol in meno rispetto a quelli che avevi promesso, no? Sì, manca sette, non ho promesso, voglio fare 8, è il mio obiettivo. Personale, adesso manca 7. Bene, grazie. Ciao. Eccolo. Ciao. Ben trovato. Allora,
emozioni speciali, no? Prima partita giocata forse inaspettatamente, che Montella ti ha anche ringraziato, prima azione segni, cioè, cosa ti è passato in testa? No, non mi è passato niente, mi è passato solamente perché veramente ho vissuto 2 o 3 giorni particolari, perché sai, quando vieni da un infortunio, sai che hai fatto solo 4 allenamenti e non a livello intenso, ma ti sei allenato grazie al preparatore atletico che mi hanno seguito, i massaggiatori che le ringrazio tantissimo. Sapere di venire a giocare qua una partita importante con un ritmo così su un campo per lo più sintetico, inizialmente il dubbio mi era un po' venuto, però poi ho capito veramente le esigenze della squadra e non ho detto ah, ho detto sì, va bene, stringo i denti, e poi è andata tutto sommato bene. È stata veramente, io ringrazio Dio, perché anche questa notte ho dormito male, forse era l'agitazione, avevo poche forze, e oggi ho veramente sperimentato cosa significa avere fede. Infatti dopo il gol l'esultanza è stata inequivocabile, no? Tutto a lui, perché la forza che ho avuto oggi veramente viene da lui, perché non ero in grado di fare niente io, invece lui mi ha dato una spinta, mi ha dato veramente una spinta proprio dentro, nella testa. Tatticamente il Catania si è un po' trasformato in difesa, no? Gioca a 3 quasi sempre, come vi siete trovati, come l'avete provata questa soluzione? Io credo benissimo, guarda, se andiamo ad analizzare tutta la partita, non credo che il Novara abbia fatto un'azione che ci abbia messo in difficoltà, tranne dei rimpalli, tranne delle palle messe in mezzo in aria e tranne 2 gol su calci d'angolo, su calci piazzati. Poi l'ultimo gol è stato anche un attimino la fretta del cambio, sono uscito io, la squadra si doveva mettere un po' in sesto e forse abbiamo pagato anche quello. Però tutto sommato io credo che questa squadra ha fatto una grande partita, soprattutto in fase difensiva e per come è ripartita, perché noi, se andiamo a vedere le azioni, Gomez al primo tempo, un'azione regolare per il secondo gol, altre 2 o 3 azioni tra lui e Berghesio, abbiamo avuto delle belle palle. Uscita da cosa è stata determinata? Stanchezza? No, avevo l'indurimento dell'adduttore destro. All'ultimo scatto che ho fatto ho sentito proprio indurirsi. Ora ho preso un rischiare perché, visto l'ambiente e il carico, ho detto meglio adesso che non altro mese fuori. Senti, a freddo prima c'era la pausa, lavorerai, insomma, ma questa partita serve un po' per darti fiducia, per insomma farti sentire quello che tu hai detto il giorno della presentazione, cioè voglio sentirmi uno del gruppo subito. Sì, assolutamente, questa è una bella iniezione di fiducia per me, è stimolante, anche perché io sono venuto qua, l'ho detto dall'inizio, per mettermi in discussione. E credo che questa squadra mi abbia messo nelle condizioni già, grazie anche al mister, alla soluzione tattica che ha scelto oggi, che è stata azzeccatissima, per me ha funzionato benissimo. Per me era, io quel ruolo lì l'ho sempre fatto, è stato una delle mie, io ho iniziato a giocare a Modena in quel ruolo e mi sono trovato sempre bene, quindi per me lì veramente c'è spazio, quindi si può riproporre, secondo me è una cosa molto positiva. Oggi hai giocato insieme a Marchese e Bellucci, come inizia a crescere l'intesa con i nuovi giocatori? Benissimo, Marchese alla grande per me in quel ruolo, Beppe bene, sta facendo bene, sempre concentrato, sempre sul pezzo, quindi va bene. L'importante è che anche Lanzafame, io ho visto veramente Davide che ha fatto 2 o 3 chiusure, essendo la prima volta che gioca in quel ruolo, complimenti, tutta la squadra. Credo che oggi io mi sento di dire che la squadra abbia fatto una bella partita, abbia dato anche col gol finale una reazione che non è da Catania, perché il Catania di solito in trasferta avrebbe perso queste partite. Invece io voglio partire da quel gol lì. Esci tu e nel coinvolgimento di fronte prendiamo il terzo gol. Infatti qualcuno mi ha detto potevi aspettare altri 5 minuti, giustamente, è sempre così. Esco e prendi gol. Poi magari stavo io in campo e prendevi lo stesso gol, non succedeva niente. Però io ho anche temporeggiato nelle uscite per far mettere a posto i miei compagni, però a volte dobbiamo stare attenti, cioè basta poco in Serie A, basta poco a livello di concentrazione che ormai ti fanno gol, noi dobbiamo crescere in quello e sono molto fiducioso, io credo che Catania farà un ottimo campionato. Bocca al lupo.